Salve a tutti amici di Spazio, eccoci qua con un riassunto delle principali news di oggi. Dopo tanta ironia, Samsung ha depositato il brevetto di uno smartphone con il notch. Seguendo la tendenza seguita quest'anno un po' da tutti i produttori di smartphone, anche Samsung potrebbe presto optare per un notch sui propri smartphone, ovvero un trapezio che dir si voglia attacca posta nella parte alta del display, insomma quella che abbiamo visto per la prima volta nel design di iPhone X. Questo è quanto riportato da una domanda di brevetto depositata dal colosso sudcoreano in data 30 marzo 2018. Ovviamente stiamo parlando di una semplice domanda di brevetto che potrebbe, come spesso accade, non essere mai realizzata e dimenticata dall'azienda. Prima di spostarci definitivamente su Apple, secondo una recente allarmante notizia, alcuni produttori di smartphone Android ingannano gli utenti con patch di sicurezza false. L'azienda di sicurezza tedesca Security Research Lab ha scoperto che molte aziende che producono dispositivi Android mentono spudoratamente ai propri utenti, cambiando semplicemente la data dell'aggiornamento di sicurezza già esistente anziché rilasciarne effettivamente una nuova. I dispositivi maggiormente colpiti da questi raggiri sarebbero quelli che utilizzano processori MediaTek e Qualcomm. Parliamo di Apple Watch, presto sarà possibile richiedere una riparazione gratuita per i dispositivi appartenenti alla serie 2 che non si accendono o che hanno una batteria particolarmente deteriorata. Questa riparazione gratuita, anche fuori garanzia, sarà però limitata ai modelli da 42 mm, incluse le varianti Sport, Edition, Hermes e Neck Plus. WatchOS 5 potrebbe supportare i quadranti realizzati da terze parti. Da quando è stato introdotto Apple Watch, sono tanti gli sviluppatori che hanno richiesto ad Apple la possibilità di creare i propri quadranti. Attualmente solo Apple è in grado di aggiungerne di nuovi e tra questi alcuni presentano contenuti Pixar e Disney che sono poi aziende partner. Un codice trovato su WatchOS 4.3.1 suggerisce però che tutto questo potrebbe cambiare in futuro grazie all'aggiunta di un server dedicato agli sviluppatori legato a tale possibilità. Dipendenza da iPhone. Tony Fadell, il padre di iPod, in una recente intervista ha espresso il suo parere al riguardo, affermando che, secondo lui, Apple dovrebbe fare qualcosa per contrastare il fenomeno, magari fornendo agli utenti la possibilità di tracciare la propria attività digitale in modo dettagliato su tutti i dispositivi. Una dipendenza reale, ma anche metaforica, nel senso che si è dipendenti da iPhone sia nella vita reale che in quella digitale. Basti pensare all'utilizzo di alcuni dispositivi che non possono prescindere da iPhone come supporto. La musica però, almeno in quest'ultimo caso, pare stia cambiando. Pensiamo ad esempio a Apple Watch, che con l'ultima serie 3 è stato reso più autonomo introducendo GPS ed LTE, anche se quest'ultima versione, ovvero quella LTE, in Italia non è ancora disponibile. Ogni tanto qualche news arriva anche da casa nostra. Si lavora senza sosta nel cantiere di Piazza Liberty a Milano, ovvero il luogo in cui sorgerà il prossimo Apple Store di punta italiano. Già da qualche tempo sono state rimosse le coperture che ostacolavano qualsiasi tipo di vista. In questo periodo Apple ha lavorato a tutto ciò che c'è sottoterra, ovvero lo store vero e proprio, e adesso è arrivato il momento di passare all'esterno, quindi quella che sarà una vera e propria piazza, dotata di una scalinata che porterà fino all'ingresso dello store. Stiamo parlando di una scalinata formata da ben 6 gradini larghi su cui sarà possibile sedersi, affiancati dagli scalini veri e propri poi per scendere. Di fronte alle scale sarà presente invece uno schermo gigante su cui saranno ipoteticamente proiettati filmati durante eventi oppure degli spot pubblicitari, insomma cose del genere, e sappiamo attualmente che il cantiere dovrebbe essere concluso per i primi mesi estivi. Qui in Italia, almeno per il momento, nonostante le barriere in legno messe tutte intorno, è ancora possibile scattare fotografie a questi cantieri Apple, e infatti potete trovare delle fotografie del nuovo Apple Store in Piazza Liberty, o diciamo quello che c'è adesso dell'Apple Store in Piazza Liberty, in un articolo dedicato sul nostro blog. La storia è leggermente diversa invece per quanto riguarda Apple Park, dove Apple starebbe adottando contromisure per vietare l'utilizzo di droni nella zona, avviando una partnership con The Drone, ovvero un'azienda che ha sviluppato sistemi di tracciamento dei droni capaci di identificare istantaneamente su una mappa drone, modello e pilota. Prima di chiudere, notizia dell'ultima ora, Apple ha rilasciato iOS 11.4 Beta 2, WatchOS 4.3.1 Beta 2 e tvOS 11.4 Beta 2 per gli sviluppatori, ovviamente non si tratta ancora delle beta pubbliche.
Attualmente non registriamo novità degne di nota, ma solo risoluzione di alcuni bug. Bene, per oggi è tutto, queste erano le principali notizie di oggi. Io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento domani con Tantra Tech News, sempre qui su Espazio. Ciao!